La notizia rimbalza direttamente dagli Stati Uniti. La bellissima attrice tedesca protagonista in Troie e Bastardi senza gloria di Anne Kruger sarebbe in attesa del suo primo figlio. Nel caso la notizia fosse confermata, il padre sarebbe l'attore Norman Reedus, l'interprete di Daryl Dixon, N.E. The Walking Dead, che da 2 anni ha una relazione con la Kruger. Diane Kruger incinta mette abiti ampi a diffondere per prima la voce sulla gravidanza, è stata la testata americana Page Six, poi ripresa da Us Weekly. Infine il Daily Mail, giornale inglese, si è occupato di raccogliere la suggestione e andare a cercarne le prove negli abiti indossati di recente dalla Kruger nelle varie occasioni pubbliche a cui ha presenziato. Effettivamente, è emerso subito che la bionda attrice ha sempre preferito mostrarsi con vestiti ampi, e, spesso, piuttosto vaporosi, francamente ideali nel caso avesse voluto nascondere un pancino più che sospetto. Diane Kruger e il fidanzato, Norman Reedus, da qui a dire che la coppia di attori stia effettivamente aspettando un bambino forse un po' ce ne passa, ma è innegabile che tutta questa predilezione per gli abiti molto ampi e comodi, in passato, la bellissima Diane non l'aveva mai mostrata. La coppia si è conosciuta nel 2016 sul set del film Sky, e, più o meno contestualmente, si è innamorata dando il via a una relazione che in effetti va avanti ancora oggi. La Kruger è nota per aver avuto in passato una relazione decennale con Joshua Jackson, il pace di Dawson's Creek, terminata proprio nello stesso anno in cui ha conosciuto Reedus, ma i due avvenimenti non sarebbero collegati in quanto il nuovo rapporto è cominciato solo dopo la fine di quello vecchio. Reedus, che ha 49 anni, ha già una figlia di 19 avuta da un precedente matrimonio, mentre la Kruger, 41, ha alle spalle anche ella un matrimonio finito nei primi anni 2000 e la relazione con Jackson, ma nessun figlio.